Cari amici, ben ritrovati, bentornati nel nostro caffenio. Vi presento subito la nostra ospite di oggi, la professoressa Annunziata Marciano, che ringrazio e che saluto molto cordialmente. Buongiorno, professoressa, bentrovata. Buongiorno a lei, grazie. La professoressa Annunziata Marciano è studiosa di storia della scuola, di storia della pedagogia, filosofia dell'educazione. E ha al suo attivo una quantità davvero considerevole di pubblicazioni di carattere pedagogico, storico, storico-critico. Ecco, c'è da dire che oltre ai saggi nei quali Annunziata Marciano riflette su questioni di carattere storico-pedagogico, sui modelli anche pedagogici, a questo proposito in particolare voglio citare due lavori della professoressa Marciano, cioè Alfabeto ed Educazione. I libri di testo nell'Italia post-risorgimentale e Lettura e società multimediale, due saggi davvero molto interessanti, densi di contenuto informativo e di riflessioni davvero molto avvertite su queste delicate questioni pedagogiche. Ecco, la professoressa Marciano, direi meritoriamente, ha anche ripubblicato dei testi per l'infanzia del periodo della storia della scuola e della pedagogia di cui si è occupata più da vicino, e cioè il primo periodo post-unitario. E a questo proposito voglio segnalare una deliziosa antologia del Corriere dei Piccoli, che davvero è un'opera di grande interesse. Ecco, aggiungo che oltre ad aver riflettuto sulla storia della scuola e sui modelli pedagogici, Annunziata Marciano ha anche lavorato sul campo, per così dire, per tanto tempo, perché ha una carriera di insegnante ventennale, ha insegnato in diversi ordini di scuola e per altri 20 anni poi è stata anche dirigente scolastico. Quindi ha un'esperienza davvero viva e diretta, soprattutto, della scuola e di ciò di cui oggi parleremo. Oggi vogliamo affrontare un tema che io trovo estremamente affascinante. Ecco, non solo però estremamente affascinante, direi anche centrale, a partire proprio dalla modellizzazione valoriale ed estetica di cui è veicolo, centrale per tratteggiare la visione antropologica, la filosofia dell'uomo di una civiltà. Sto parlando della letteratura per l'infanzia. Si tratta evidentemente di una macro categoria all'interno della quale troviamo opere di natura anche piuttosto diversa. Possiamo trovare i libri educativi, i libri ricreativi, oppure i testi scolastici, i libri di testo per la scuola. Certamente, se vogliamo partire da quella che è la nostra esperienza attuale della letteratura per l'infanzia, diciamo pure che si tratta, e questo è nell'esperienza di tutti, di, chiamiamolo così, un prodotto editoriale molto diffuso. Chi oggi entrasse in una libreria e si aggirasse negli scaffali di una libreria, certamente troverebbe un settore anche piuttosto ampio dedicato a questo tipo di libri, cioè i libri esplicitamente destinati ad un pubblico infantile. E proprio per questo credo che gran parte degli amici che ci ascoltano rimarranno stupiti nello scoprire che la letteratura per l'infanzia, quindi il libro esplicitamente destinato a un pubblico di bambini, ha un'origine tutto sommato piuttosto recente, perché dobbiamo risalire in Italia alla metà dell'Ottocento. E certamente alla base della nascita di questa nuova tipologia letteraria c'è una serie di concause piuttosto diverse. La prima delle quali però io direi che sicuramente è quella vera e propria rivoluzione pedagogica che arriva a maturazione nel secondo Ottocento in Italia. Quella rivoluzione pedagogica per cui il bambino comincia a essere considerato non più semplicemente come un adulto imperfetto, che l'educatore, secondo anche l'etimologia del termine educare, educazione, ha il compito di guidare dalla sua condizione di imperfezione verso la maturità, ma il bambino è un individuo che ha la sua peculiarità, la sua specificità psicologica, cognitiva, ma anche affettiva e relazionale, che va rispettata.
Ecco, direi quindi che la nascita del libro per i bambini è lo specchio più immediato di questa nuova percezione dell'infanzia. Ecco, nel quadro ampio e variegato degli autori che nel secondo Ottocento hanno scritto libri per bambini, certamente non tutti mostrano di avere lo stesso livello di consapevolezza, ecco, di questa acquisizione importante nella storia della pedagogia. Ci sono diversi autori che, diciamo, assumono delle posizioni ancorate alla tradizione. Altri, poi sono quelli più illustri, forse più noti anche al grande pubblico, invece mostrano una freschezza e una novità di approccio che davvero non può non colpirci. Certamente, ecco, questa rivoluzione pedagogica, chiamiamola così, in Italia, nella seconda metà dell'Ottocento, intercetta quelle che sono le istanze della cultura, della sensibilità risorgimentale, ecco, con la sua etica del dovere, con la sua etica dell'appartenenza, la sua etica appunto orientata alla creazione di una nuova identità nazionale. Ma su questo aspetto specifico magari possiamo soffermarci successivamente. Ecco allora, professoressa Marciano, per iniziare le chiederei questo. E cioè, vogliamo offrire un primo inquadramento storico e culturale anche della questione della nascita della letteratura per i bambini? Intanto la ringrazio per non solo per avermi invitato, ma anche perché è importante parlare di questi argomenti. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo storico molto critico. È un periodo storico che cambia la dimensione dell'identità nazionale, di quelli che sono i valori, e quindi anche questo fanciullo che vive in condizioni, perché parliamo di fasce, soprattutto di fasce di fanciulli, di fasce sociali, quelle più deprivate, perché anche questo va considerato, no? La letteratura per l'infanzia nasce per l'attenzione al fanciullo, ma di quale fanciullo stiamo parlando? Noi parliamo di un'Italia che si sta unificando, parliamo di un'Italia di italiani che bisogna fare, di italiani adulti da formare alla seconda metà dell'Ottocento, però prima di giungere effettivamente a considerare l'identità specifica di questo fanciullo, c'è da riflettere molto. Noi non abbiamo fino all'Ottocento un'immagine di fanciullo libero che si può esprimere liberamente. Dobbiamo dire grazie a questi primi autori per la letteratura per l'infanzia, che voglio dire, noi ritroviamo in Italia, vedremo, parleremo un attimino di Collodi, che è per me l'espressione più viva del bambino, no? Non dell'autore, proprio del bambino. Questo pezzo di legno che magicamente, no, diventa bambino. Questo burattino, in effetti, è l'espressione del bambino che sta rinascendo proprio in questo periodo, a prescindere poi da quelli che sono gli stimoli educativi, di istruzione, di valorizzazione della persona. È certo che quando parliamo di letteratura per l'infanzia, dobbiamo sempre considerare che c'è un legame molto stretto tra quelli che sono gli aspetti anche pedagogici e quelli che sono gli aspetti letterari. Fanciulli dice che la letteratura per l'infanzia è un fenomeno moderno, ed è giusto, perché è tutto collegato proprio a questo movimento che si sta verificando. Teniamo presente anche che nel quadro storico non va assolutamente dimenticato l'aspetto dell'analfabetismo. Cioè, qui abbiamo stimoli che possono venire da poco. Gli autori che si sono occupati di letteratura per l'infanzia, che hanno messo al centro delle loro opere, da De Amicis a Vamba, voglio dire, a chi ha pubblicato, tanti autori che non conosciamo, io li ho conosciuti, diciamo, sono entrata nelle loro opere andando qui e lì nelle biblioteche nazionali di Roma, Milano, per cercare questi giornalini che poi sono anche abbandonati stranamente in questi mercatini, no? E quando sono opere d'arte, io laddove ho potuto prendere, ho preso, per me sono delle opere d'arte. Eppure ci sono stati tanti autori
che noi non conosciamo e che si sono occupati di bambini, per arrivare ai bambini, ma per arrivare ai bambini occorreva arrivare anche agli adulti e non possiamo nasconderci che il problema scolastico è tutto collegato, quindi creare la struttura istituzionale per dare educazione e istruzione, creare gli elementi per arrivare anche alle famiglie, perché erano tutti analfabeti. Quindi possiamo immaginare quanto sia stata importante la letteratura per l'infanzia. È chiaro che per quanto si voglia ecco, parlare di una letteratura per l'infanzia dedicata all'infanzia come la intendiamo oggi, no? E quindi il bambino al centro era fondamentalmente precettistica. All'inizio questo bambino doveva conoscere, doveva sapere delle basi. Io ho con me dei libri, questi erano libri di testo, questi erano i libri di testo che vi mostro, che io conservo gelosamente, sempre così abbandonati nei mercatini, e che praticamente in quei libri però c'era tutto quello che poteva servire al bambino, e cioè la conoscenza delle prime sillabe e poi della calligrafia, per esempio, è curato molto l'aspetto della calligrafia. Lei parlava di stile, si è cercato in questo periodo, anche se non è noto da parte di questi autori, di dare contemporaneamente conoscenza, stile, valori, educazione. Noi fatichiamo tanto oggi, poi con le nostre teorie, distinguiamo istruzione, educazione, non è così, formazione, stiamo andando proprio a fondo, no? Cerchiamo di distinguere tra competenze e conoscenze. Non esisteva. Quello che esisteva era questa persona, questa piccola persona che aveva bisogno di essere formata, educata, di essere anche guidata verso una condizione sociale un po' più elevata, elevata nel senso che era proprio nel massimo disagio esistenziale, perché si viveva così, stiamo parlando dell'Italia post-risorgimentale, stiamo parlando di un'Italia povera e quindi l'infanzia era tutta infanzia, c'erano addirittura, dobbiamo ricordare che i ragazzi delle famiglie dei ceti più agiati, per esempio, venivano istruiti dai loro precettori, non andavano a scuola e poi c'erano anche le condizioni, per esempio, per accedere a un ginnasio senza aver frequentato la scuola. Quindi dobbiamo capire che forse per costruire il futuro dovremmo pensare anche come siamo arrivati a oggi e che passato, quali basi, quali fondamenta valoriali e di sforzo ci sono stati da parte del legislatore, degli autori, degli scrittori per portare questa infanzia, che è stata rivalutata proprio in questo periodo, a dei livelli di cultura, di conoscenza e quindi di riscatto della propria identità, e questo era fondamentale per formare che cosa? La coscienza dell'italiano. Bisognava formare i cittadini e bisognava valorizzare, in questo è andata molto avanti la pedagogia del periodo, che ha aiutato, ha supportato poi anche gli aspetti della letteratura per l'infanzia, a mettere al centro questo bambino. E quindi tutto, un po' tutto, la letteratura, la pedagogia, le scienze sociali che si sono sviluppate hanno caratterizzato poi la letteratura per l'infanzia, che come settore scientifico però non è stata valorizzata subito. Per cui è importante anche questo, le opere che sono state scritte sono opere letterarie praticamente, non erano scritte solo per i bambini. Erano scritte anche per gli adulti, ma questo l'avevano fatto anche Fedro, no? L'aveva fatto anche Esopo. Per cui la fiaba, se noi andiamo indietro, o la favola, effettivamente era per il bambino. Noi la raccontiamo oggi al bambino, ma era piena di morale anche per l'adulto. Quindi è questo che va considerato, che l'infanzia sicuramente ha avuto la sua grande valorizzazione in questo periodo. Che sia i libri per la letteratura per l'infanzia, sia i libri di testo per i ragazzi, per la prima scolarizzazione, sono stati molto importanti per creare queste condizioni, ma il problema
era comunque elevato, cioè non è stato semplice arrivare alla piena valorizzazione dell'infanzia. Dobbiamo anche dire che non c'erano soltanto i libri dell'altezza, questo giusto per dare un quadro generale di quello che è la situazione, come abbiamo concordato, di contesto, voglio dire storico, sociale, politico e culturale. C'erano per esempio gli almanacchi che seguivano, no? Venivano scritti per gli adulti e per le fasi, descrivevano per esempio le fasi lunari attraverso legati alla vita del contadino, alla vita del soggetto adulto, no? E questo serviva anche questo per istruire, questi mezzi di divulgazione che erano utili per poter creare l'alfabeto. Poi questo alfabeto, come si ritrova nel libro, è chiaro che si collega all'educazione. Qui c'è tutto il discorso sui valori. Se noi apriamo questi libri, un riferimento così adesso superficiale, ma possiamo approfondire, per esempio, l'impegno di De Amicis, è chiaro che in tutti questi autori, chi non ricorda il libro Cuore, ci sono dei valori fondamentali: la patria, la famiglia, il lavoro, la religione, tutto ciò che serve a formare la persona. Per poter poi tramandare questi valori, per poter dare la formazione giusta, quella che noi chiamiamo formazione, partendo dal bambino. Il bambino deve essere buono. Allora, il buon bambino, il buon fanciullo, che questo Giannetto, no? Di Parravicini, che si alza la mattina e che deve farsi il segno della croce quando si alza, deve dire la sua preghierina. Pensa ai compagni, è generoso, deve essere educato, a scuola deve imparare a fare questo. Queste sono cose che mi hanno toccato molto. Io voglio sembrare molto anacronistica, ma mi piacerebbe molto rivederle, magari rimodularle, ma ritornare a questo senso essenziale della disponibilità. Noi oggi parliamo tanto di solidarietà, di affettività e in queste pagine si ripetono spesso questi stimoli. In queste pagine noi troviamo i bambini che sono spinti, ma spinti nel bene, nella crescita, voglio dire, a maturare questi valori. Certamente gli stili sono diversi. Se noi andiamo poi un attimo sul Giannettino di Collodi, Giannettino, mentre Giannetto è un bambino serio, un bambino che poi riesce con il sacrificio a trovare un lavoro, quindi a mettere su famiglia, Giannettino è sporco, è capriccioso, è il bambino di Collodi. Sì, effettivamente questa tensione valoriale, quasi parenetica, no, dell'autore nei confronti del suo pubblico di bambini è evidente nei titoli, no? Fin nei titoli di molti di questi libri. Per esempio, il libro del fanciulletto ad esercizio delle facoltà intellettuali e morali, di Pietro Toaro. I libri del contadinello italiano e del buon bambino. Ecco, questo è un volume di Augusto Alfani. I libri per il buon fanciullo e per il giovinetto drizzato alla bontà. Ecco, quindi fin nei titoli è chiarissima questa tensione morale. Però quello che mi colpisce e che lei ha restituito molto bene in questa sua esposizione è che questa tensione, appunto, valoriale, si struttura sotto il pungolo di una necessità storica che è quella di fare l'Italia e soprattutto direi di fare gli italiani, no? E quindi è chiaro che si trattava di affrontare dei problemi molto concreti e per la maggior parte dei cittadini italiani, dei sudditi del Regno d'Italia, si trattava di affrontare il problema della povertà, della miseria, prima ancora che quello dell'analfabetismo e del disagio socioculturale. Ecco, una cosa che mi colpisce a proposito proprio delle linee guida, ad esempio, no? A proposito dell'indirizzo che il Ministero dell'Istruzione dava, no? Nei primi decenni della storia della scuola italiana postunitaria, è da un lato
questa, come dire, non perfetta consapevolezza delle potenzialità implicite nello strumento didattico che è il libro. Leggevo proprio nel suo volume che abbiamo richiamato oggi, Alfabeto ed Educazione, che in alcune linee guida addirittura non è prevista l'adozione di un libro di testo per le prime classi delle scuole elementari, cioè lo strumento è la lavagna e il gesso per il maestro, no? D'accordo. Quindi si trattava di mettere l'accento proprio sui primi rudimenti, no? Dopodiché il maestro ha questo ruolo magistrale, appunto, che è anzitutto un ruolo morale. Poi certamente è interessante anche, sempre a proposito di linee guida, questo indirizzo morale. Per esempio, io vorrei citare un testo che lei antologizza nel suo studio Alfabeto ed Educazione. Si tratta di una pagina tratta dall'istruzione formale contenuta nei programmi per le scuole elementari. Siamo ormai nel 1905. Ecco, però qui ancora si leggono parole come queste, ad esempio. Il libro ordinario di lettura non sia un centone di tristi nozioni, cucite senza arte, ma vi abbondi agile e dilettevole la materia narrativa, e in tutto vibri la nota del dovere umano e degli affetti gentili. Quando il ragazzo ha caro il testo, fa da sé molta strada. Bisogna svegliar presto negli alunni la passione alla lettura e coltivare l'amore del libro facendo che l'alunno legga, non soltanto a scuola ma anche a casa. Siano questi libri veramente popolari ed educativi, immuni da goffaggini accademiche di pensiero e di stile, e servano ad ingentilire l'animo e a nutrire la naturale curiosità del sapere. Pensi il maestro al grande beneficio che egli rende alla società e all'educazione civile, ottenendo che i suoi allievi, specialmente quelli che dalla scuola elementare passeranno al lavoro, portino seco l'amore della lettura di libri italianamente pensati e italianamente scritti. Io direi che qui c'è tutto. Questa è una splendida sintesi di quella temperie culturale, di quelle urgenti motivazioni che sono al tempo stesso politiche, civili, sociali, prima ancora che culturali, che hanno mosso, ecco, il legislatore nel delineare questo progetto di una scuola per l'Italia. Ecco, una suggestione che possiamo ricavare anche da queste pagine è proprio legata allo stile, no? Cioè, questi autori, sorprende, devo essere sincero, che persino il Ministero avesse prodotto questo tipo di riflessioni. Oggi mi sembra che siamo abbastanza distanti da questa impostazione. Ecco, ma gli autori di libri per l'infanzia, di libri scolastici in particolare, hanno in questo periodo avviato una fitta riflessione sullo stile da adottare nella scrittura di libri per bambini. Vuole dirci qualcosa a proposito? Tanto volevo un attimo agganciarmi al brano che lei ha letto del 1905. Fino al 1905, come diceva lei, non c'era attenzione al libro. I libri a cui si faceva riferimento, Giannetto, che era praticamente il Giannettino, poi con Collodi, oppure dei libri scritti proprio, ecco, per il giovane, oppure per il bambino, per il fanciullo da orientare al lavoro, alla bontà, all'operosità, al volersi bene. Non c'era questa grande attenzione. Fanno riferimento, per esempio, all'uso della tavoletta. Fanno riferimento all'uso, come diceva lei, della lavagna nera, anche specificato nera, e del gessetto. E in modo particolare vorrei ricordare un aspetto, diciamo, per le istruzioni che erano state dettate per i maestri anche nel 1840, per dire, cioè come siamo già molto avanti nel 1905, dove era scritto che gli strumenti di cui deve servirsi il maestro sono il rigoroso silenzio, la bacchetta e il libro del catechismo. Per cui qui
Libri di testo, ecco perché parliamo di importanza della letteratura per l'infanzia, laddove, e ce n'erano però di libri di testo, ne venivano scritti, noi non possiamo dire che non ci fossero, è che anche se c'erano, non venivano considerati come strumenti che potessero essere i primi a spingere verso l'istruzione e verso questa educazione, i contenuti c'erano, ma poi dal punto di vista, ahimè, legislativo, giuridico, non c'era il riconoscimento, la legittimazione ad usare i libri di testo. E questo lo dobbiamo considerare perché scritto non è una deduzione che facciamo noi, è quello che si dice. Voglio dire, per esempio, nei programmi Coppino, leggo 1867. Non si ritiene proprio di indicare il contenuto nei programmi. Perché? Perché pian piano bisognava adattare tramite l'impegno e le competenze, diciamo oggi, quindi la grande preparazione, la professionalità, per usare dei termini molto attuali, del maestro, della maestra che vivevano anche in situazioni molto precarie. Anche questo dobbiamo dire, c'era molto volontariato da questo punto di vista, e dovevano comunque cercare di nutrire l'intelletto e l'animo attraverso soprattutto l'esempio. Soltanto era più, si insisteva sull'impegno, sull'opera dell'insegnante, del maestro e della maestra, piuttosto che su quello che era il libro di testo, che anche c'era. C'erano i libri. E quindi, per esempio, solo un'altra cosa, sembra che ci fosse quasi una paura, no? Da una parte si cercava di alfabetizzare, dall'altra parte si cercava di tenere comunque per orientamento politico o per qualche strategia che soltanto gli storici possono raccontare, quasi nell'ignoranza, cioè dare quel poco che poteva servire, però soprattutto a formare la coscienza, questo lo troviamo nei libri di testo, no? E sì, per quanto riguarda gli stili, ci tenevo a dire questa cosa perché il 1905 rappresenta quasi una data di passaggio e prima si è faticato molto per poter considerare pienamente il valore di questi libri di testo. Per quanto riguarda gli stili, è chiaro che si sono adattati in rapporto a quelle che sono state anche le singole, i singoli scrittori, i singoli contesti. Chi ha guardato di più all'infanzia come un'età da formare secondo quelli che erano i canoni proprio della buona educazione, dall'aspetto religioso, quindi tenere più sotto controllo la formazione stessa del bambino. Dal mio punto di vista è proprio con Collodi che c'è lo scatto, diciamo, stilistico, perché Collodi è egli stesso si propone come ragazzo, no? A dimensione del bambino. Quando scrive Pinocchio ci mette dentro praticamente tutta la sua fantasia. Prima questo aspetto creativo, in effetti, noi non lo troviamo. Troviamo più un aspetto di indirizzo dottrinale, precettistico, che poi sia raccontato come le memorie di un pulcino, che il bambino diventi, diciamo, questo pulcino da educare, per esempio, che cresce, oppure che ci siano, diciamo, comunque a dimensione, al linguaggio di fanciullo. Chi ha dato l'input stilistico è stato proprio Collodi, perché Collodi in effetti ci ha raccontato questo pezzo di legno che poi è diventato un bambino, e ne ha raccontate di tutte le marachelle di questo bambino, quindi ha rappresentato l'infanzia nella sua dinamicità, nella sua, voglio dire, curiosità, nella sua ribellione anche, perché il bambino era un bambino ribelle, e quindi sappiamo che alcuni libri denunciavano anche delle situazioni sociali ed erano più
rigidi, più attenti, se solo pensiamo anche a De Amicis, no? Il libro Cuore, questa differenza tra Enrico e Franti, ci sono degli elementi, però lo stile è uno stile che non corre come in alcuni libri, altri libri di letteratura per l'infanzia. Certo, poi abbiamo Gian Burrasca, poi abbiamo altri, sto parlando solo di classici ovviamente perché penso che siano gli elementi, i pilastri fondamentali delle opere che noi, a cui stiamo facendo riferimento, però potrei fare riferimento per esempio anche alla letteratura, voglio dire, non solo italiana, abbiamo Dickens, no? Abbiamo altri autori che hanno parlato anche di infanzia, si stava diffondendo, non era solo in Italia che si diffondeva questa letteratura per l'infanzia, era il mondo che si muoveva verso l'infanzia e questo è importante, molto importante perché ha posto le basi per quella che è stata poi l'educazione, la pedagogia e la letteratura stessa che oggi ha veramente c'è cioè un moltiplicarsi di opere per l'infanzia. Lei ha citato alcuni grandi nomi, effettivamente Collodi ricopre anche a mio avviso un ruolo di straordinaria novità, ecco, rispetto ad altri autori. Ma questo è evidentissimo, ad esempio, nel confronto che già lei suggeriva prima tra il Giannetto di Parravicini, appunto il bravo bambino che ascolta la lezione dell'adulto, che lo istruisce e che deve sottomettersi a una disciplina anche piuttosto rigida oltre che pressante, e invece il Giannettino di Collodi, che è un bambino vivace. Ecco, Collodi mostra davvero una capacità di immedesimazione. Ecco, questa secondo me è la chiave, no, per comprendere questi elementi di novità. Mi viene in mente un libricino di Collodi, certamente non dei più noti, che è La storia di Pipì, lo scimmiottino color di rosa. È un'opera in cui vibra non solo la vivacità della psicologia di questo bambino scimmiottino, ecco, c'è questa idea, tra l'altro, che è geniale, che poi Collodi radicalizzerà ulteriormente in Pinocchio, no? Che non è più un animale, ma è un pezzo di legno addirittura, che deve diventare un bravo bambino. Ecco, lo scimmiottino che ne combina di tutti i colori con la sua vivacità. Ma possiamo citare anche Vamba, per esempio, no? Il Gian Burrasca di Vamba è un altro esempio mirabile di questa capacità di immedesimazione. Certamente, ecco, il panorama generale, gli autori che per esempio citavo anche prima, non mostrano questa stessa attenzione, questa stessa capacità. Ecco, quindi potremmo forse parlare anche di veri e propri modelli pedagogici. Ma secondo me, prima ancora che una diversificazione di paradigmi, c'è proprio un'attitudine alla riflessione pedagogica che alcuni di questi autori mostrano di avere in maniera più piena e più sistematica rispetto ad altri. Cosa ne pensa? Allora, io le dico che la pedagogia, a mio avviso, è entrata sempre negli aspetti della letteratura per l'infanzia. Sempre. È chiaro che ci sono degli elementi che sono degli autori e degli elementi che sono più rilevanti in rapporto all'indole anche e alla finalità con cui l'autore si propone di poter presentare un determinato. Dico una parola brutta, non mi piace, però mi viene adesso un determinato prodotto, nel senso che l'orientamento è sempre quello di andare verso il bambino e di tenere il bambino come punto di riferimento generale e primo punto di riferimento. Però le modalità, come diceva lei, i modelli sono diversi, perché le visioni sono diverse, perché i contesti sono diversi. Esempio, se mettiamo insieme a confronto De Amicis e Collodi per rimanere diciamo nell'argomento, è chiaro che Collodi, per esempio, rinuncia alla sua attività di giornalismo per scrivere per ragazzi, cioè decide a un certo punto io mi devo dedicare ai bambini, voglio fare questo e quindi lo fa perché è quello e vuole rappresentare questa infanzia da un altro punto di vista, dal punto di vista di questo bambino che è sporco e ribelle, che piace ai bambini, cioè è il bambino che è lui il bambino. Altri sono attenzionati, attenzionano quello che è il problema dell'infanzia, lo pongono al centro e come no, vogliono parlare ai bambini.
vogliono trasmettere ai bambini contenuti e valori, li vogliono protagonisti. Però se noi vediamo e leggiamo, per esempio, i racconti mensili di De Amicis, sono ben diversi come modello e come stile. Cioè, si vuole arrivare, si arriva, l'intenzione è quella, perché è il bambino al centro, però è chiaro che i modelli sono diversi, perché anche i contesti formativi sono diversi, perché anche gli orientamenti culturali sono diversi, i contesti dove si formano queste personalità, se parliamo, se pensiamo al naturalismo e se pensiamo al verismo, può essere diverso da quello che è l'approccio, per esempio, di De Sanctis, no? Come critico letterario che parla anche di letteratura per l'infanzia. Se pensiamo che Croce non ha mai considerato arte, no? La letteratura per l'infanzia, lo sappiamo. Però quando parla di Pinocchio dice che per lui è il libro più bello che ci sta. E quindi capiamo come i vari modelli che possono, i vari stili e le varie inclinazioni anche culturali che hanno questi autori scaturiscono e da situazioni personali e da situazioni formative che sono connesse anche alla loro vita e alle loro scelte di vita. Quindi è chiaro che i modelli sono diversi. Ma è anche vero che sono le basi per poter poi arrivare a quello che è la letteratura per l'infanzia. Non è scrivere per scrivere, è scrivere per arrivare a formare una persona, per aiutare questa persona a recepire un determinato orientamento educativo attraverso la lettura. Ma era fondamentale, perché mi riaggancio a quello che dicevo prima. Bisognava alfabetizzare queste persone. Qui c'è il bambino, al centro il bambino, ma si studia sul bambino. Ecco il riferimento alla pedagogia. Teniamo presente che l'evoluzione non è stata così rapida, cioè è opportuno, è bello, anche interessante studiare questa storia, no? Della letteratura per l'infanzia, anche dei libri di testo. Perché non dobbiamo dimenticare che quando Manzi parlava in televisione parlava a tanti analfabeti. Quindi quello di cui oggi noi parliamo è un substrato culturale che sta nascendo, ma che fatica poi ad affermarsi, non risolve i problemi. E dobbiamo ringraziare questi nostri padri per aver gettato le basi per quello che poi è stato poi lo sviluppo dell'infanzia e l'attenzione all'infanzia dal punto di vista formativo e culturale. Ecco perché la pedagogia e la psicologia senz'altro si sono sviluppate anche in questo periodo. L'attenzione pedagogica al bambino in effetti nasce alla fine dell'Ottocento. Tutti hanno studiato i bambini. Se noi andiamo nella storia della scuola, l'infanzia è stata sempre studiata. Però è vero pure che chi comincia a metterlo al centro, come dicevo prima, dobbiamo ripartire da un Rousseau, dobbiamo ripartire anche dalla Francia, oltre che dall'Italia post-rivoluzionaria. Conosciamo tutte le leggi Ferri che hanno portato, per esempio, alla scuola obbligatoria, oppure non le conosciamo. Molti si sono mossi dal punto di vista anche legislativo per supportare lo sviluppo della letteratura e della letteratura per l'infanzia per i fanciulli, ma è una storia che va assolutamente riconsiderata perché c'è tanto di pedagogico, è faticoso, è stato faticoso poi affermare questi principi, concretizzarli nella realtà. Si sono concretizzati quando poi, è chiaro, con l'evoluzione culturale, siamo andati verso il boom, ma le fondamenta sono queste, sono state poste bene. Io confermo questa mia, attraverso i miei studi, che dovremmo andare a rivederle queste cose. Dovremmo andare a rileggere questi libri e non solo il classico rivisitato, permettetemi, di Collodi oppure di tanti libri, no? Papero Collodi, Papero Pinocchio, vedo, no? Tutte queste. No, bisogna leggere Ritorno su Pinocchio per non dire altri, perché ne stiamo parlando. Ma quello originale, quello dove si vede la lumachina, quello dove c'è questo grillo. Oppure andare a rileggere con attenzione anche
tutti gli altri, lei lo citava, altri testi che sono molto, molto belli e sono anche piccolini, tra l'altro, cioè in poco si dice tutto e si dice quello che noi stiamo cercando di costruire oggi, ma occorrerebbe un attimo pensare ad una buona lettura del passato. Sì, potrebbe essere interessante entrare dentro questi testi, magari con qualche esempio, con qualche citazione. Ecco, abbiamo citato a più riprese il Giannetto di Parravicini e il Giannettino di Pinocchio. Può presentarci questi due testi, magari qualche passaggio gustoso? Sì, questo la ringrazio professore per questa opportunità, perché ci danno la sintesi di quelle che sono le strade che poi hanno condotto, che conducevano alla fine del percorso, che era l'attenzione al bambino, fine o inizio, poi diciamo che conducevano in modo diverso ad attenzionare questa identità, no? Questo fanciullo. Per esempio, il Giannetto, 1837, no? E l'uomo, volendo raggiungere quella felicità che gli è conceduta in terra, deve saper governare il corpo e l'anima sua in modo che l'uno e l'altra siano sani e capaci di eseguire quanto egli desidera per acquistare le cose necessarie e le utili. Allora, voglio dire, sono due righe. Però in queste due righe io leggo un progetto di vita. E questo è importante. Si arrivava con poco a far capire come dovesse essere educato il fanciullo, ma si arrivava non soltanto al fanciullo, ma anche a chi doveva educarlo. E con due righe, dice sempre Parravicini, sapersi governare in maniera di avere il cuore contento e l'intelletto sveglio. A tal uomo deve l'uomo in primo luogo essere onesto. E lì ci siamo soffermati all'inizio sui valori. Erano reiterati i riferimenti alla bontà, al rispetto, all'onestà, alla disponibilità, voglio dire, al buon cuore. Ci sono proprio dei titoli sul buon cuore, no? Che dovevano avere questi bambini. Per avere il cuore tranquillo e contento, l'uomo deve essere libero da ogni rimorso, deve porre attenzione agli insegnamenti e agli avvisi dei maestri. Mancherebbe di compiere al dovere che ha verso di se medesimo quel fanciullo che non volesse imparare a leggere, a scrivere, a conteggiare per i suoi negozi e per aguzzare l'intelletto. Nemico di se medesimo sarebbe quel fanciullo. E qui stiamo parlando di Giannetto, un tipo di stile. Se invece noi andiamo un attimino, poi ci sarebbe anche altro, voglio dire, da poter dire, ma poi magari lo approfondiremo se può servire. Quando invece parliamo di Giannettino, questo Giannettino è un bambino molto più libero. Cioè, con Lodi lo vede praticamente come il bambino che si ribella, il bambino che è vivace, il bambino che ha bisogno di avere delle regole. E i bambini che leggono, e questo lo hanno detto anche i critici di letteratura per l'infanzia, che leggono il Giannettino, si rivedono in questo bambino, non si rivedono nel bambino magari diciamo con una parola grossa, indottrinare. E non si rivedono in questo bambino che poi pian piano comunque viene ricondotto a quella che è la morale, a quelli che sono gli insegnamenti, al suo buon vivere, alla sua buona educazione, ma viene ricondotto, diciamo, al di là di quell'aspetto che magari poteva essere considerato come una pedagogia pesante, una pedagogia che potesse dare soltanto delle nozioni, delle indicazioni anche teoriche, ma di questo bambino formato sotto un aspetto più adultistico più che fantasioso. E questo è importante perché ci mostra come anche l'approccio poi all'infanzia possa andare, sia cambiato, perché è un approccio più diretto, è un approccio più immediato, è fatto proprio in un linguaggio più percepibile, perché
c'è l'immedesimazione e l'immedesimazione arriva prima dall'autore e ovviamente automaticamente viene anche dal bambino questa simpatia che abbiamo verso i personaggi che ci vengono rappresentati, no? E quindi penso che sia così ampio il panorama, ci siamo soffermati solo su questi autori, ma è così ampio che andrebbe assolutamente ripescata ogni piccola sfumatura di tutti coloro che si sono in questo periodo adoperati per poter arrivare poi a dare quella impronta che è stata recuperata molto bene dalla letteratura per l'infanzia con l'attenzione al bambino e a tutto quello che ne può venire dalle buone letture, perché poi qui non abbiamo parlato di letture, ma la lettura è fondamentale. Perché non si scrive soltanto per il bambino, si scrive per far leggere il bambino, per sollecitare la motivazione, per sollecitare l'interesse. Questo era l'obiettivo anche da parte di questi autori e di tutti gli scrittori che, per esempio, scrivevano sui giornali per i bambini, perché sono ricchissime le pagine e sono ricchissime di aneddoti e sono ricchissime di fiabe, sono ricchissime per esempio, di memorie, di esempi, di racconti di guerra, di racconti che fanno riferimento, alle tradizioni, i nonni che raccontano. Solo a sfogliare queste pagine per dei giornali per i ragazzi viene voglia poi di leggere. Sono leggere quello che, io ho percepito, no? Che era bello. E questo stile permetteva un approccio, una disponibilità poi a leggere, era fondamentale perché non scrivere e non avere il riscontro di lettura a poco serve e quindi era un collegamento globale a quello che era l'indirizzo per poter poi sollecitare lo sviluppo culturale e lo sviluppo e la formazione, l'istruzione di questi bambini e anche dei genitori attraverso i bambini. Sì, devo dirle che l'impressione generale che posso ricavare non solo da questa sua riflessione, ma anche dalla lettura dei suoi lavori, è che quest'epoca della nostra letteratura, della nostra cultura più in generale, sia un'epoca in cui ci fossero delle idee chiare, ecco. In cui chi si occupa di realizzare delle opere destinate ai bambini avesse un progetto fondato su dei principi. Ecco, lei richiamava la capacità di sintesi, ad esempio, di Parravicini, che in poche parole delinea un vero e proprio progetto di vita, che è vero, prima ancora forse che al bambino, era indirizzato a chi col bambino doveva relazionarsi in quella vera e propria relazione di cura che è l'insegnamento, no? Il rapporto tra il maestro e il discepolo. Mi chiedo, a fronte anche di quella vera e propria, mi verrebbe da dire, surfettazione editoriale a cui stiamo assistendo, perché se c'è un settore dell'editoria che è fiorentissimo, oggi è proprio l'editoria per l'infanzia. Mi chiedo se le idee siano oggi altrettanto chiare di quanto lo fossero all'epoca. Si potrebbe obiettare che non sempre le idee chiare siano qualcosa di buono se le idee non sono valide, però certamente, non lo so, anche una riflessione piuttosto semplice, immediata sulla psicologia infantile e su ciò di cui in fondo un bambino ha bisogno. E avrà sempre bisogno per il suo sviluppo, per la sua crescita. Ecco, mi verrebbe da dire che forse dovremmo togliere molto da ciò che si è aggiunto in questo secolo e mezzo di editoria per bambini e tornare in qualche modo a una schiettezza e una immediatezza che forse abbiamo perduto. Bene, io direi che abbiamo fatto una riflessione ampia, certamente molto resta da dire, ma il nostro obiettivo è quello di offrire a chi ci ascolta degli spunti di riflessione, che poi potranno essere approfonditi anche autonomamente dai nostri amici.
Ringrazio la professoressa Marciano. Se avrà piacere, potremo tornare a confrontarci sul tema della pedagogia, della letteratura per l'infanzia, della storia della scuola. Sono tante cose di cui si può parlare. La saluto molto cordialmente. Professore, la ringrazio. In effetti è stato detto proprio poco, perché c'è tanto, tanto da dire. Se posso nel ringraziarla, a parte le do tutta la mia disponibilità, devo dire solo una cosa. Penso che ancora oggi, per quanto si parli di attenzione all'infanzia, dobbiamo chiarirci un po' le idee su come bisogna essere attenti all'infanzia e all'educazione dell'infanzia. Perché dal poco, dal niente di 2 secoli fa, forse adesso andiamo al troppo e al troppo dispersivo, per cui come persona di scuola penso che non sia assolutamente anacronistico quello che è stato detto nei secoli passati, quei principi del dovere, del lavoro, della famiglia, dell'obbedienza, della patria, della religione, esempi di valori, esempi di virtù, oppure curare una buona calligrafia. Mi dispiace, sono nata nel secolo scorso, però lascio poi a lei le conclusioni. Io penso che quel poco che si è detto debba servire per capire anche per interpretare il presente, perché c'è ancora molto da fare. Non è semplice parlare di infanzia e dire: adesso sono cambiate le cose, il bambino è al centro. Noi dobbiamo parlare di educazione e abbiamo molte falle nel sistema educativo. Io sono molto critica da questo punto di vista. Dobbiamo ripensare l'insegnamento. Questo non vuol dire che dobbiamo tornare alla precettistica, però se qualcosa si può recuperare nei valori, noi come persone di scuola dobbiamo impegnarci a farlo, come sta facendo lei nella sua attività. Che è onorevole da parte sua anche approfondire argomenti, ho visto, di ogni tipo, ma sull'educazione penso che ci sia molto da riflettere bene. Stiamo vivendo un momento che non è un momento felice dal punto di vista educativo e la scuola va assolutamente riconsiderata, almeno dal punto di vista valoriale, con tutte le innovazioni con cui siamo, ovviamente, in cui dobbiamo immergerci perché siamo in un mondo completamente diverso. Ma l'educazione è sempre educazione, professore, la letteratura è sempre letteratura, la cultura è cultura. Quando manca la cultura e manca l'educazione, penso che tutti i sistemi debbano un attimo ripensarsi. Non si può, credo, non sottoscrivere questa sua riflessione. Noi abbiamo già iniziato a riflettere sulla crisi del nostro sistema educativo e di istruzione. Penso sia utile tornare a farlo ancora in futuro. Ancora grazie, professoressa Marciano. A tutti i nostri amici che ci hanno seguito, do appuntamento al prossimo podcast. Benissimo, posso Bene. fare un intervento? Volevo dire, a differenza dei libri letterari, diciamo, cioè mi riferisco a Pinocchio, Cuore, ma anche Calvino, che come già stato detto possono essere letti dai ragazzi, ma anche dagli adulti che li seguono. Oggi mi pare, questa è la mia impressione, che i libri indirizzati ai bambini siano fatti per stimolare anzitutto l'attenzione, oltre al contenuto, dico. Nel senso, volevo sapere proprio da lei, professoressa, dal punto di vista pedagogico, che sono Sì. perché sono libri che, seppure propongono modelli positivi, educativi, però la narrazione non è troppo sofisticata, neppure nei contenuti valoriali. Mi pare ci sia la tendenza alla semplificazione. Cioè, non saprei, si è arrivati a prendere l'Iliade dell'Odissea e adattarla per bambini e inevitabilmente perdendo la portata letteraria. Cioè, non so se questo costituisce un limite o è un male. Cioè, non so neanche se sia già stato fatto in passato. Ho fatto un cenno a questa cosa, un brevissimo passaggio che lei sicuramente ha raccolto. Io condivido assolutamente, intanto per quanto riguarda, ecco, questa rivisitazione, che il testo sia scritto così com'era scritto dall'autore. Tutti gli adattamenti non sono assolutamente né educativi né stilisticamente. Dal mio punto di vista, ovviamente,
validi, perché l'opera è valida per quello che è, non per quello che viene manipolato ai fini di che cosa? Al fine di renderla più comprensibile o di renderla più commerciale, perché poi qui si solleva un altro punto di un altro un'altra, si scoperchia un altro pentolone, perché noi dobbiamo pensare che la letteratura per l'infanzia debba essere una letteratura che deve stimolare la creatività, l'interesse e la buona lettura. Cioè, io devo aver piacere di leggere questo racconto. Se oggi si fa molto uso, per esempio, di albi illustrati, sono bellissimi gli albi illustrati, ma dovrebbero essere relativi a determinate fasce di età, cioè le fasce di età dove ancora non si ha la capacità di leggere e di scrivere. Se si propone la lettura di una qualsiasi opera, Il canto di Natale di Dickens, che è un'opera meravigliosa, Il piccolo principe, che è un'opera meravigliosa, e poi lo rendiamo diverso perché lo tagliamo, lo ricuciamo, lo riduciamo. Oppure ne facciamo, il personaggio non è più il piccolo principe, ma adesso sto buttando lì un'immagine per non fare pubblicità, ma questo diventa un topo, oppure diventa un altro soggetto, no? Non va bene, cioè io personalmente non lo condivido. A volte quando rifletto su queste cose penso che possa essere un'idea perché ho un'età e quindi ho una formazione e penso che l'originalità sia fondamentale perché se noi vogliamo formare delle autentiche persone, tutto deve essere autentico, deve essere autentica l'opera d'arte, deve essere autentico il disegno, deve essere autentico il quadro, deve essere autentico un brano musicale perché deve rispecchiare l'autore che lo ha scritto e per chi lo ha scritto e perché lo ha scritto. È vero anche che alcune opere vengono, oggi c'è una pluralità di libri per l'infanzia. Dicevo al professore l'altro giorno che regalo sempre libri. Ho avuto difficoltà quest'anno a Natale a regalare libri, anche perché li sfogliavo, possono essere belli. Per quanto riguarda le immagini, ci sono degli illustratori di libri per ragazzi che fanno opere d'arte. Io resto incantata alla Fiera del Libro di Bologna, sempre nella sezione degli albi illustrati, degli illustratori per l'infanzia. Ma una cosa è l'illustrazione, una cosa è il testo. Se io devo raccontare un testo, se io devo riproporre un racconto, penso che debba essere assolutamente rispettata l'originalità del testo. Già Cercare di stimolare. questo è un modo per educare Assolutamente. Anche perché se valore io artistico. devo cercare di sollecitare l'interesse attraverso l'immagine, che è una cosa fantastica, perché arte è anche l'immagine, però poi tre parole, tre righe per raccontare i Promessi Sposi. Accade anche questo. Non deve I essere Promessi solo Sposi. un esercizio di lettura, anche se cioè, sono fatti per quello, però non deve essere solo un esercizio di Ma lettura. la lettura, io penso che la lettura debba scaturire sempre da un interesse e se lo studente è interessato, comprende che si può leggere per diletto. O si può leggere per passare il tempo, ma comunque sia deve essere, non si legge più. È inutile che andiamo a vedere le statistiche, non si legge più perché non c'è l'educazione alla lettura, perché la lettura anche a scuola purtroppo viene fatta male. Anche la lettura di un brano di storia o di un testo scientifico, anche quella è una lettura. Non dobbiamo leggere soltanto il romanzo oppure la pagina di letteratura classica, dobbiamo però, è un esercizio che non può essere tecnico, ma questo ci deve venire insegnato, cioè chi ci educa, chi ci istruisce, deve trasmettere questo. Se poi anche a scuola leggiamo
in modo pedante qualunque tipo di testo, anche la lettura del romanzo diventa una lettura che non ci appassiona più. Se non si sollecita questa passione per la lettura, non, si perde il senso di tutto. Almeno questo è quello che penso, È così. si deve recuperare, c'è da recuperare molto.